A 7 il nazionale Tuňov, Manu parte dalla panchina dentro Aloy, soprattutto Dagasso che vince la concorrenza di tutti i colleghi di reparto, sono presenti 597 tifosi biancazzurri, arriveranno però intorno al 40esimo del primo tempo. C'è questa prima palla gol da parte del Pescara con Merola che prende in pieno il portiere avversario dopo un'ottima verticalizzazione di Cuppone. Poi sulla sinistra ancora a Cornero, gioca bene il Pescara che mette in difficoltà la formazione umbra, ancora a Cornero per Milani, il cross morbido e scordinato questa volta Aloy che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Dicevamo dei fumogeni, la partita è stata sospesa per 2-3 minuti. Qui c'è la replica di Iannoni con una palla gol che non viene concretizzata dal Perugia. Poi ancora il Pescara, un calcio di punizione che viene deviato, siamo al 30esimo minuto, altro tiro da fuori questa volta di Aloy e poi ci prova Bartolomei, grande parata di Plizzari che devia la palla che poi stampa sulla traversa, dunque aiutato anche dal palo Plizzari, ma è stato molto bravo nella circostanza. Poi non c'è nulla sulla ribattuta di Acella perché Pierno ha le mani attaccate al corpo, le braccia attaccate al corpo. Il primo tempo si conclude con una conclusione, appunto un tiro a giro di Accornero con la palla che termina non distante dal palo sinistro della porta difesa da Adamonis. Siamo al 48esimo, siamo nel secondo tempo con il Pescara che parte in contropiede, si fa 60-70 metri palla al piede, Cuppone che non è freddo, occhi negli occhi, faccia a faccia con il portiere del Perugia Adamonis in prestito dalla Lazio, classe 1997. C'era anche però all'inizio dell'azione il fallo di mano di Cuppone, sarebbe stato calcio di rigore. Poi entra Vasquez all'inizio del secondo tempo, grande parata ancora di Plizzari, un riflesso prodigioso e questa un'altra grande occasione che viene finalizzata dal Pescara con Aloy, bravissimo l'11 biancazzurro con i tempi giusti a rubare palla al centrocampo umbro, soprattutto con Squizzato che soffia il pallone ad Acella. Poi il tentativo di Cuppone, la respinta di Adamonis e il tapin non facile dobbiamo dire di Aloy che lascia andare la gamba, il tiro preciso 1-0 Pescara, il primo gol in questo campionato per Aloy. E c'è la risposta del Perugia subito dopo con Acella, dopo questo spunto di Matos la palla termina al lato, il Pescara ha tante opportunità per chiudere l'incontro, c'è il palo di Dagasso, oggi esordio dal primo minuto, la prima titolare, poi ci riprova senza esito, davvero tante occasioni. Poi ancora Cancellieri dall'altra parte, non c'è un attimo di tregua con le squadre che si danno battaglia, vogliono prevalere, addirittura Matos si trasforma in un difensore per il Pescara dopo questo calcio di punizione, non c'è nulla. E poi invece il calcio piazzato che viene finalizzato da Cancellieri, beh insomma Plizzari sembrava sul pallone, tocca la sfera che poi colpisce il palo e termina alle spalle dell'estremo difensore biancazzurro. Tutto questo all'84esimo minuto di questa partita, c'è il tocco di Plizzari, palo e rete 1-1, Cancellieri classe 2001 che poi ci riprova il pareggio del terzino sinistro del Perugia. E qui l'ultima opportunità con Cangiano che entra benissimo in partita ed è bravo a disturbarlo regolarmente Paz, anche egli entrato in corso d'opera, finisce 1-1, un mare di rimpianti per il Pescara, grande partita.